bentrovati amici nella fucina dell'informatica, nella mia cantina. Oggi parliamo di argomenti di filosofia informatica. Non so se esiste, ma ce la inventiamo oggi, la filosofia informatica. Noi ci rinnoviamo anche nel linguaggio. Parliamo di algoritmi. Cos'è un algoritmo? È una cosa complicata a spiegarsi. Partiamo dall'origine del nome. L'origine del nome è dovuta al nome di un matematico persiano del IX secolo d.C. che si chiamava Al-Khwarizmi. Quindi vedete l'assonanza Al-Khwarizmi-algoritmo. Il nome algoritmo deriva da questo matematico che ha dato il via all'idea di algoritmo. Perché parliamo di algoritmi? Perché uno dei canali che io seguo è stato incredibilmente chiuso. Adesso poi vi dico qual è. Comunque, io seguo tanti canali, ne seguirò 20-25, adesso ho perso anche il conto, canali che parlano di fornai, pizzaioli, fermentisti, dietisti, chitarristi, pianisti, c'è di tutto e di più. Io ho una mente aperta, tante cose mi interessano e quindi seguo tanti canali. Ma più che altro seguo quei canali che vengono definiti di controinformazione perché parlano di quegli argomenti che i canali mainstream, per dire Rai 1, Rai 2, Rai 3, i canali del Berlusca, la 7, via dicendo, trattano argomenti che solitamente i canali mainstream non trattano e li chiamano di controinformazione i canali di YouTube. Secondo me la controinformazione la fanno i canali mainstream, comunque. Ad ogni modo, per fare dei nomi, perché è giusto farli, così sono contento se loro sanno che io li seguo, BioBlu, la finanza sul web, finanza in chiaro, Pandora TV, il vaso di Pandora, e mi piaceva particolarmente i video di Giulietto Chiesa, seguivo molto Giulietto Chiesa. Mi è dispiaciuto tantissimo quando ho saputo che è venuto a mancare. Veramente mi sono dispiaciuto. Ma torniamo agli algoritmi. Parliamo di algoritmi. Che cos'è un algoritmo? L'algoritmo è una sequenza di istruzioni, diciamo, per comprendere o risolvere un problema. Facciamo un esempio pratico. Aprire una porta è un problema. Non è un problema. Seguiamo l'algoritmo. Il nostro cervello innesca un algoritmo, carica in memoria un algoritmo. Cosa dice l'algoritmo? Metti la mano in tasca, tira fuori la chiave, infila nella serratura, gira e apri la porta. Il cervello ha eseguito un algoritmo. E non è che l'algoritmo è valido per una porta. L'algoritmo vale per tante porte. Per la porta di casa, la porta del garage, la porta della cantina, la porta della fucina dell'informatica, la porta di quello che volete voi, della macchina. L'algoritmo dice, metti la mano in tasca, caccia fuori la chiave, infila la serratura, gira e apri la porta. L'algoritmo è stato utilizzato per tante porte. Nell'informatica vengono usati questi algoritmi per tante cose diverse. Non solo tante cose diverse, ma anche che ogni tipo, un video che carico su YouTube, un video che carico su YouTube è controllato da un algoritmo, ma è lo stesso algoritmo che controlla tutti i video, ovviamente, suppongo uno per lingua, e quindi l'algoritmo, questo programma, fa una determinata funzione. Io quando facevo il programmatore, perché nel mio passato, oltre che tecnico di computer, ero anche un programmatore, un fior fior di programmatore, mica un programmatore qualunque. Io conoscevo parecchi linguaggi di programmazione, usavo quello che mi serviva di più secondo il lavoro che mi veniva assegnato. Conoscevo l'assembler, il PL1, il COBOL, ma quello che mi piaceva di più, e mi chiamavano il mago dell'Institut Plus. Che bel linguaggio che era quello. E lo usavo proprio in maniera tosta. E scrissi degli algoritmi o delle routinette che potevano essere di uso comune non solo a me che le avevo fatte, ma anche ad altri programmatori che usavano il Institut Plus. Per esempio, fare un esempio di giustamente, un algoritmo che avevo scritto era quello che restituiva il resto di una divisione. Si passava dividendo, divisore, e lui restituiva il resto. Oppure un algoritmo che, data una stringa, restituiva una sottostringa, anche quello era un algoritmo. Ah, mi ha fatto tanti di quegli algoritmi, certi algoritmi lunghi così, non vi dico. Vabbè, comunque, veniamo all'algoritmo che ha consentito la chiusura di un canale che seguivo, Radio Radio TV. Bel mattino, questi qua arrivano lì,
e si trovano il canale chiuso. Si inalberano come non so che cosa, si arrabbiano come delle bisce e ovviamente convocano avvocati e via dicendo per fare in modo che venisse riaperto il canale. Infatti, dopo 26 ore, dicono che hanno svegliato di notte i guru di YouTube e hanno fatto rimettere a posto la situazione. Allora, qual era la causa? Lì è un po' da capire bene la situazione, perché io ho delle notizie un po' frammentarie e potrei dare delle opinioni che potrebbero non essere corrette. Comunque, da quel che so io, sono arrivata una valanga di segnalazioni che Radio Radio TV avesse dei video con contenuti nel quale c'erano minori in atteggiamenti sessuali equivoci. E quindi questo ha portato alla chiusura del canale perché contravveniva alle regole della community. Ma il fatto che abbiano ricevuto tante segnalazioni in poco tempo mi fa pensare invece che YouTube o gli algoritmi di YouTube sono stati ingannati da degli hacker. Io propendo per l'hackeraggio. Molti hanno pensato che fosse dovuto a a una sorta di censura, no? Siccome questi canali parlano a volte contro il governo, ovviamente il governo ha preso le sue contromisure e ha fatto chiudere il canale. Non credo, se no avrebbe fatto chiudere questo e altri ancora. Invece mi sembrava strano che se la prendesse solo con Radio Radio TV. E poi non considero il governo o chi per esso così intelligente, viste le task force che hanno messo in piedi, di fare una cosa del genere, di arrivare a tanto, non li considero capaci. Propendo per il hackeraggio, perché dico questo? Perché gli hacker, se avete visto il mio video che parla degli hacker, sono quei simpaticoni che si divertono a farti notare che tu hai un problema. Nella fattispecie, gli hacker hanno detto a YouTube: guarda che i vostri algoritmi fanno pena. Gli hanno dimostrato praticamente. Ora, io non penso che YouTube dirà mai che i loro algoritmi fanno pena, perché magari sono solo per migliorare, non è che sono scritti ad esseri umani gli algoritmi, non è che vengono calati dal cielo. E gli esseri umani sbagliano, e l'algoritmo potrebbe essere sbagliato. Un esempio pratico, sugli algoritmi come funzionano. Tempo fa io avevo qui sul mio banco di lavoro, avevo un tablet che stava riproducendo una canzone dei Genesis. Carico il video su YouTube e YouTube si accorge che c'è una canzone di Genesis che è protetta da copyright. Quindi mi segnala e dice: guarda che tu hai caricato un video con una canzone protetta da copyright. Per cui se tu dovessi guadagnare dei soldi su quel video, sappi che i soldi vanno ai Genesis. Che è giusto che sia così, perché dai, la canzone è loro. Vabbè. Dovrebbero dirmi grazie di Genesis a me perché gliel'ha trasmessa. Comunque. E quindi cioè, l'algoritmo mi ha beccato che ho caricato questa cosa qui. Cosa ha fatto l'algoritmo? Ha controllato la traccia audio, l'ha campionata e si è accorto che c'era una canzone protetta da copyright. E me l'ha segato. Segato, me l'ha segnalato poi. Poi mi ha detto: guarda, che se tu vuoi usare della musica, c'è una libreria con della musica che tu puoi utilizzare gratuitamente. Infatti, scoperto questo, andato su quella libreria, mi sono scaricato delle canzoni e le uso quando faccio i video come quello della riparazione del PC. Tolgo la traccia audio perché quando riparo a volte mi scappano delle parolacce contro il notebook, nella fattispecie, e allora è meglio che venga cancellato. C'è della musica che fa da sottofondo ed è musica gratuita che YouTube mi mette a disposizione. Ecco. Quello che volevo poi sintetizzare è questo, in questi pochi minuti, che ci sono questi programmi, questi algoritmi che hanno queste funzioni qua, controllare che le regole vengono rispettate. Gli algoritmi, ripeto, sono scritti da esseri umani che sbagliano e possono sbagliare anche gli algoritmi. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene, Radio Radio TV è stata riaperta, io sono ben contento così posso seguire i loro video. E per concludere vi ringrazio dell'ascolto che mi avete dato e come dicono tutti i YouTuber, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina, così quando carico un video YouTube vi avvisa che io ho caricato un'altra stupidaggine. Però stupidaggine ma a fini buoni e che vi aiutano a crescere culturalmente. Ok. Vi ringrazio nuovamente e vi do appuntamento al prossimo video, che non so quando uscirà, ma uscirà. Bye bye!